Ehi! Ciao ragazzi! Sì, dico a voi sul molo! Venite con me? Ottimo! Dai, salite a bordo! Mi chiamo Joseph Bates e vado a trovare il nostro amico William Miller e gli altri. Li incoraggeremo nella fede. Sono molto delusi. Cosa? Non sapete cos'è successo? Beh, insieme a William Miller abbiamo predicato che Gesù sarebbe tornato sulla terra il 22 ottobre del 1844, ma Gesù non è venuto e ora tutti sono così scoraggiati. Riuscite a immaginare 50.000 persone in tutto il paese, in piedi nei campi, che aspettavano il ritorno di Gesù? Abbiamo venduto tutto quello che avevamo, perché pensavamo di andare in paradiso. Oh ragazzi, siamo stati tutta la notte ad aspettare, ma Gesù non è venuto. La mattina dopo abbiamo pianto molto. Non potevamo credere di aver sbagliato. Ebbene, anche voi avete fatto i conti. La profezia dei 2300 anni è corretta. Sì, finisce nel 1844. Ma invece di venire sulla terra, come pensavamo, Gesù iniziò l'opera del giudizio in cielo. Ricordi cosa disse l'angelo che sarebbe successo alla fine della profezia dei 2300 anni? Esatto, che il santuario sarebbe stato purificato. Ma noi credevamo che la terra fosse il santuario e che quindi il giudizio finale sarebbe stato qui sulla terra. Ma abbiamo commesso un errore. Vedete, quando Dio disse a Mosè di costruire un santuario, gli disse che sarebbe stata una copia del santuario in paradiso. Il santuario ha due parti, il luogo santo e il luogo santissimo. Intorno al santuario c'è un recinto che forma un atrio. Quando qualcuno peccava, portava un animale immacolato al cancello del santuario e metteva le mani sulla testa dell'animale per confessare il suo peccato. Quell'animale rappresentava Gesù. Allora il peccatore uccideva l'animale innocente e il sacerdote prendeva il sangue e lo aspergeva sul velo tra il luogo santo e il luogo santissimo. In questo modo il peccato veniva trasferito dalla persona attraverso il sangue dell'animale al santuario. Simbolicamente, questo avviene anche nel santuario celeste. Sì, tutto ciò che è stato fatto nel santuario terreno era un simbolo di ciò che accade in cielo. Tutto ha un compimento in cielo, solo in modo diverso e in un tempo e periodo differente. Ma i peccati trasferiti al santuario non scompaiono proprio così. Quei peccati venivano accumulati all'interno del santuario e in seguito venivano ripuliti o rimossi. Sì, proprio come tutto questo carico che deve essere scaricato quando raggiungeremo la nostra destinazione. Quindi, una volta all'anno, ogni anno, il santuario veniva mondato da tutti i peccati che erano stati lì trasferiti. Quel giorno speciale fu chiamato il giorno dell'espiazione. Era come un giorno di giudizio per il popolo di Israele. La gente si lavava i vestiti, puliva le case, pregava e digiunava tutto il giorno. Sì, era come un sabato e non facevano alcun lavoro.
Mentre il popolo digiunava e pregava, il sommo sacerdote spruzzava il sangue di un capro sopra il propiziatorio. Sì, proprio sopra i 10 comandamenti. Così, i peccati potevano essere rimossi dal santuario. Ma come? Ebbene, il sommo sacerdote prendeva su di sé i peccati del santuario e li trasferiva sulla testa di un altro capro, chiamato capro espiatorio. Quel capro rappresentava Satana e veniva portato nel deserto per morire con tutti i peccati. E così sarà anche alla fine. Gesù prenderà tutti i peccati confessati e li metterà su Satana e sarà lasciato solo, bandito, su questa terra per 1000 anni fino al giorno della sua distruzione. Ora, nel 1844, Gesù inizia a fare esattamente ciò che il sommo sacerdote faceva ogni anno nel giorno dell'espiazione. L'unica differenza è che non lo fa in un giorno o in un anno. No, lo fa fino a poco prima della sua venuta. È come il capitano della nave che va in cabina di regia poco prima di attraccare al molo e controlla se tutto è pronto. Gesù guarda anche le nostre vite per vedere se siamo pronti per andare in paradiso. Sai una cosa? Il mio sogno era fare il marinaio, così quando ho compiuto 15 anni sono salito su una barca e ho preso il largo in cerca di nuove avventure. Oh, ero così felice. Sì, sì, è stata un'esperienza meravigliosa. E è stato durante uno dei miei tanti viaggi che ho cominciato a leggere la Bibbia che mia moglie mi aveva messo in valigia. Oh, quando ho iniziato a leggere non sono più riuscito a smettere. Ah, più leggo, più il mio modo di vivere cambia. Ho capito che il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo. Così mi sono liberato di tutte le cose che potevano contaminare il mio corpo. Carne, sigarette, alcol, sì, anche la caffeina. Quando ho fatto questo, la mia mente si è schiarita e sono stato in grado di capire meglio la Bibbia. E questo è esattamente ciò che significa digiunare nel tempo del giudizio. Ecco perché non dovremmo mangiare ciò che ci fa male. Dal 1844 tutte le nostre azioni vengono esaminate per vedere se siamo preparati per la fine della storia di questo mondo. E come quando si fanno gli esami finali? Tutto conta per il voto finale. Quindi, qualunque cosa voi facciate, qualunque cosa mangiate, il modo in cui vi vestiate o come vi comportiate, fatelo per la gloria di Dio. Daniele ha visto un Dio seduto su un trono che scrutava i registri della nostra vita. E se si trova scritto un solo peccato davanti al nostro nome, non potremo andare al cielo. Ma se confessiamo i nostri peccati, Gesù li cancellerà e quando tornerà, ci porterà con lui in cielo. Bene, amici, ci siamo. Andiamo.